Io amo moltissimo viaggiare in treno, l'ho sempre amato e in fondo ho sempre fatto una vita da pendolare. Adesso il mio pendolarismo si è spostato tra Roma e Venezia, quindi prendo molte frecce, ho accumulato molti punti e quindi posso visitare anche le lounge. La mia stazione del cuore è probabilmente, anzi sicuramente, Roma Termini, sulla quale ho scritto un racconto quando ero davvero piccola, sul progetto di quello che si chiama il dinosauro, della pensilina grande. E ogni volta che ci vado mi sembra che sia una buonissima sintesi di cosa dovrebbe essere l'accoglienza. Io penso moltissimo, leggo moltissimo, guardo moltissimo il panorama che sfugge. E ovviamente penso, molte scene di Così per sempre in fondo sono state congetturate insieme e ci sono quattro proprio ambientate sul treno e nelle stazioni. Questo perché per me il treno è molto assonante a quello che fa il vampiro, passa da una parte all'altra e porta tutti. Il treno non è puro, non ha niente a che vedere con la purezza, ha a che fare con la possibilità di conoscere, di scambiare e certe volte pure di arrivare in ritardo e certe volte pure di arrivare in orario e quindi in qualche modo ti educa al fatto che il tempo non è tutto tuo e quindi in qualche modo non conviene subire il tempo, comandare il tempo, ma convivere nel tempo e questa è una cosa bellissima. Poi da quando c'erano i pendolini mi sembrava anche una cosa molto, molto ninna nanna. Io li amo moltissimo i treni.